Abbiamo visto la volta scorsa quali sono i concetti principali dell'idea di informatica, sistema operativo, applicativi, quali sono i tratti essenziali che caratterizzano due sistemi operativi, Windows quello commerciale e Linux quello gratuito, d'accordo? E oggi vediamo un particolare applicativo, cioè un programma che esegue determinati compiti e ciò su cui agisce. È un applicativo che sicuramente usate tutti e si chiama gli applicativi che vanno con questo nome in inglese significa quello che sfoglia, noi diciamo navigatore. Il browser è quello che sfoglia le pagine di internet. C'è Internet Explorer della Microsoft, c'è Firefox e diversi altri. Okay? Questo programma, questa applicazione serve per permettervi di navigare nella rete. I calcolatori che state utilizzando adesso sono collegati all'esterno con la rete mondiale che si chiama www. Rete estesa come il mondo, World Wide Web. Da quello viene il www. D'accordo? Ogni unità di informazione a cui voi accedete vi viene resa disponibile da questo applicativo e le unità di informazioni, i file, sono delle pagine web. Andiamo a vedere oggi come sono fatte e soprattutto come farle. Oggi imparerete a costruire una paginetta web. Non è difficile. Ok? E si può fare su qualsiasi sistema operativo. Ci sono programmi che lo fanno molto costoso, ma in realtà per fare le cose semplici non è necessario. Quindi vedremo che per costruire una pagina web è necessario istruire il computer in un determinato modo. Se volete interagire con una persona dovete parlare la sua lingua. Se io voglio parlare con un cinese devo conoscere il cinese, se no poi non mi ascolto. Il computer per ascoltarvi richiede che voi parliate la sua lingua. Per costruire una pagina web è necessario conoscere il linguaggio di programmazione in cui le pagine web sono scritte, che va sotto il nome di HTML, che in inglese significa Hypertext Markup Language, linguaggio di marcatura ipertestuale. Cioè una serie di istruzioni che servono a permettere a chi legge le web pages di sapere come visualizzarle e soprattutto come connetterle l'una all'altra, da cui ipertesto. Un libro qualsiasi è un testo sequenziale, una pagina dopo l'altra. Un ipertesto permette di essere letto in molti modi diversi. Ok? Se andiamo, qui c'è aperto Firefox, quindi mi mostra la pagina di Google, il motore di ricerca che ho usato, okay? Così come chi ha costruito questa pagina vuole che io la veda, con la riga di ricerca, questi bottoni di comando, la scritta colorata e via dicendo. Okay? Questo è quello che mi dà l'elaborazione del browser. Ma la sorgente, cioè l'unità di informazioni che il browser legge, è fatta in modo molto diverso. Adesso ve la mostro. Questa è la sorgente. Quello che il browser legge è questo. È fatto così. Ci sono diverse istruzioni che
il browser è in grado di interpretare. Ve ne faccio notare alcune. Intanto vedete che già questo viene visualizzato con qualsiasi editor di testo. Alcune parti sono colorate e sono racchiuse da quelle due parentesi che sono minore o maggiore, che si chiamano tag, che in inglese significa etichetta. L'etichetta è un comando in HTML, dice al computer fai questa determinata cosa, e i tag sono racchiusi tra simboli di questo tipo. C'è una parola chiave racchiusa tra minore e maggiore. Quando il browser vede questa struttura, capisce che quello è un comando e lo esegue. Okay. Poi, forse il più importante di tutti, il primo, HTML significa questa è una pagina web e viene aperto, vedi qua sopra, e chiuso, come le parentesi in un'espressione matematica, uguale. Questo significa da qua a qua c'è la mia pagina. Comincia e finisce lì. All'interno della pagina ci sono diverse altre sottostrutture. Un'altra importante è, vediamo se riusciamo anche qua, anche oltre. Vedete questo? C'è scritto head, testa, è l'intestazione. Lì dentro, in head, c'è quello che la pagina visualizza, dove lo trovo, non c'è, non lo vedo più, qua sopra, il titolo della pagina. Poi c'è, qui non lo vedo aperto, però lo vedo chiuso da qualche parte, sarà, eccolo qui, il tag body, corpo. Dall'apertura alla chiusura è il contenuto della pagina, quello che qui è visualizzato da questa riga fino al fondo della pagina, quello è il corpo della pagina. D'accordo? Per adesso lavoriamo su queste semplici tag e vediamo qual è il loro effetto. Quindi aprite, andate qua sul file. Andate, visto che lavoriamo in Windows per oggi, su il bottone di avvio, start, tutti i programmi, accessori, blocco note. Qualsiasi file di testo, per esempio G8, con Linux. Con Linux andate in alto a sinistra, ok? Tutti i programmi, accessori, blocco note. Ripeto la sequenza. Avvio, in basso a sinistra, tutti i programmi, accessori, blocco note. Questo è un programma che gratuito, che tutti i sistemi Windows hanno. In Linux potete usare il gedit, l'editor di testo, il text edit, oppure anche LibreOffice, OpenOffice, basta un editor di testo, ok? E su questo scriviamo la nostra pagina web. La prima cosa che facciamo è informare il web, il browser che la leggerà, che questa è una pagina web in istante. Quindi comincio con i due tag HTML, aperto e chiuso,
questo è il tag di apertura che poi viene chiuso, quindi la stessa parentesi però con lo slash iniziale HTML. Ok? Questo dice la pagina comincia qui e finisce qui. Dopodiché il contenuto della pagina è all'interno, vi posso mettere tutte le righe che voglio, Il programma obbedisce solo ai comandi, non conta quante righe mancano, quante righe non mancano, se è a destra, a sinistra. Fa solo quello che i comandi lui istruiscono a fare. Dopodiché abbiamo a disposizione altri due tag importanti, l'intestazione, head, testa, aperta e chiusa. Tra questi due tab, l'apertura e la chiusura dell'intestazione, qualunque cosa io scrivo sarà il titolo della pagina. Chiamiamolo ad esempio, scrivo la prima cosa che mi viene in mente, titolo della mia prima pagina web. Potete scrivere anche un'altra cosa, lì è il titolo e va all'interno del head, aperto e chiuso. Ok? Dopodiché, qualcuno di difficoltà? No. Il secondo tag importante è quello del corpo della pagina, che è il tag body, che va aperto e chiuso anche questo. Tutto quello che metto all'interno dei due tag body aperto e chiuso, per chiudere il tag basta che metto lo slash davanti alla parola. Quello che scrivo qui dentro è il contenuto della pagina. Ok? Poi vedremo come sistemarlo. Per adesso abbiamo finito. Questo è tutto quello che serve per costruire la pagina. Dopodiché va salvata, posto che quello che ho scritto l'ho scritto, quello che va fatto è per uscire dall'editor, d'accordo? Devo salvare quello che ho scritto dandogli un nome particolare. Quindi abbiamo usato un blocco note, scrivo quello che devo scrivere, quando esco salva col nome e il nome è composto da due parti. La prima è il nome della pagina, ad esempio deve essere pagina 1, tutto attaccato, pagina 1. Poi devo salvarlo in modo tale che il browser lo riconosca automaticamente come pagina web. Per fare questo scrivo punto HTML. Questo è indispensabile per fare in modo che il browser lo riconosca come pagina web. Su questo ho libertà assoluta sul nome della pagina, nella pagina 1. Questo è vincolante, punto HTML oppure HTML meglio. Ok? E lo salvo per esempio sulla scrivania, sul desktop. Andiamo qui. File, salva col nome, sul desktop, non senza titolo, ma file, salva con nome, sempre sul desktop, pagina 1,
www.google.html. Riuscite a vedere? E poi dico salva. Adesso sul mio desktop dovrei trovare pagina 1. Dimmi? Non è possibile. Una volta che ho salvato il file che ho lavorato, quello che lo chiamo pagina 1, vedete? No, l'ho messo sotto quindi non l'ho chiuso. Ha scritto contenuto della pagina, evidentemente ho scritto il tag sbagliato, fatemi correggere. Ok. Facciamo così. Questo lo faremo dopo, del titolo ci occupiamo dopo. Lasciamo il contenuto, la modifica che ho fatto devo riservarla, lo riapro. Vediamo dove l'ho messo. Eccola qua. E ha scritto il testo che ho messo, contenuto nella pagina. Ok? Il titolo non l'ha messo, lo facciamo dopo. Qualcuno ha difficoltà? Ok.
cambiamo la pagina. Voglio dare un titolo alla pagina in modo tale che sia centrato e grande. Un titolo decente, centrato e grande. A questo scopo vado sul, dove ho scritto contenuto pagina, vado un attimo prima, creo un po' di spazio e devo usare un tag particolare. Se voglio mettere il titolo in centro, sono ad esempio dei microfoni, usate il verde, il tag che mi dice questo è il titolo inizia con la H minore, H, e poi è seguito da un numero. H1 significa il titolo più importante, sono fino a 7 livelli. Mi metto H1, il chiuso tag, e poi metto il titolo, poi H1, chiuso, con lo slash davanti. Ok? Nel nostro caso andiamo in questo punto, scriviamo minore H1 maggiore, titolo, come volete voi, ma minuscolo, minuscolo come volete, titolo pagina, ok, poi H1 chiuso. Dopodiché salvo, finché non salvo le modifiche non vengono apportate definitivamente. File, salva, non serve salva con nome perché non voglio cambiare nome della pagina. Torno sul desktop, riapro la pagina e mi ha messo il titolo pagina, che però non è centrato. Per centrarlo devo utilizzare un altro tab, un altro comando. Ci siete fin qua? Mettiamo il titolo in centro. E non mi ricordo quale modo sia per farlo, però proviamo questo. In H1, al comando H1 posso dare delle caratteristiche, degli attributi si chiamano. 1 è l'allineamento. Align, i tag sono tutti in inglese, align uguale apici centrato, center, chiusi gli apici, vediamo se funziona. Quindi all'interno del tag d'apertura scrivo l'attributo allineamento, align, il cui valore è tra apici centra, center. Lo spelling, le grafie sono americane, tutto inglese. Forse in inglese sarebbe tutto centre, ma insomma. Salvo. Aggiorno. Per aggiornare la pagina è sufficiente cliccare una volta sulla freccetta. Dimmi? Certo. C'è minore H minuscolo 1
spazi quanti ne volete. Align, A-L-I-G-N, uguale, apici, center, center, chiuso l'apice, maggiore, titolo della pagina quello che vuoi tu, minore, slash, H1, maggiore. Questo apre il tag del titolo, chiude il tag del titolo e gli attribuisce la caratteristica di centraggio. Apici e chiusura. Qui riesci a leggere? Dopodiché va chiuso, metti il titolo e dopo va chiuso l'H1. Per chiudere il tag devi sempre usare lo stesso comando preceduto da slash. Ok? Attenzione, la, come si dice, struttura della pagina, o meglio la formattazione della pagina, non risente di come è fatta questa. Se io qua dentro inserisco, se qui il titolo lo scrivo sotto, cioè inserisco una riga vuota e aggiorno, salvo, la mia pagina web non cambia in alcun modo perché non ho dato altri comandi. La disposizione di quello che scrivo nel file di sorgente non dipende da altro che non da quali tag uso. Questo per uno abituato a usare sempre i web il editor di testo come Word, come LibreOffice, eccetera, strano da capire. Ciò che influenza l'esito sono i comandi, non come li dispongo, a patto di rispettare la sintassi ovviamente. Ok? Titolo pagina, poi il contenuto della pagina potrebbe essere, per esempio, una lista, un elenco di punti. Qui posso scrivere tutto il testo che voglio e poi scrivo anche per esempio indice. Okay. Se voglio che la scrittura indice sia su un'altra riga, devo usare il tag che mi dice interrompi la scrittura, cioè va a caporiga, che è BR, che sta per break. Quello non ha chiusura, quindi prima di andare a caporiga, per esempio qua, devo scrivere BR, interruzione, vai a caporiga, break. Salvo, aggiorno la pagina, ha scritto e va a caporiga. Ok? Se non metto il break, l'indice me lo scrive qua, a fianco di questo. Se voglio fare la caporiga più volte, devo mettere tanti break qua, prego. Ok. Tanti break quante righe voglio che salti. D'accordo? Mi dicono che sta per suonare ditemi se avete bisogno di chiarimento e di aiuti. La prossima volta vediamo come si arricchisce la pagina. Abbiamo deciso di mettere un elenco, un'immagine, potete mettere un suono. Ah, finiamo, ecco una cosa che avevo saltato prima, all'interno dell'intestazione il titolo va sotto il tag title. Correggiamo anche quella, adesso mi sono ricordato. Aperto e chiuso,
ok, e dentro ci va Title. Se voglio mettere il titolo della pagina, ok, che va aperto e chiuso. Proviamo così. Salva, andiamo sul browser, aggiorna, titolo pagina. La prossima volta, quando riusciremo, vedremo che se ho scritto la mia pagina 1, questa è la vera potenza dell'HTML, è questa. Diversamente da un testo che è sequenziale, all'interno della mia pagina posso mettere un riferimento a una pagina in internet dove voglio. Se per esempio ho un testo e voglio che le mie parole chiave abbiano un riferimento sull'Enciclopedia Britannica, basta che metto l'URL dell'Enciclopedia Britannica o di Wikipedia o della Treccani, di qualsiasi riferimento voi vogliate indicare. Oppure, se voglio saltare a un'altra pagina del mio sito web, per esempio, metto un link alla pagina 2 oppure a un'altra pagina, che possono essere linkate tra di loro. Posso ritornare alla partenza, posso costruire un documento con una struttura estremamente ricca, cosa che sequenzialmente non posso fare, o quantomeno non così agevole. Questo è un ipertesto. Inoltre, nel documento posso mettere oggetti che sul testo, ahimè, non ci possono stare: filmati, suoni, animazioni, immagini, tutto quello che vuole. Ma la chiave di tutto è l'uso corretto dei tags e del software, ovviamente, che permette di fare questo. Per mettere un filmato ho bisogno di una pagina web dinamica, in quel caso ho l'XHTML. Attualmente lo standard è il 5, se non ricordo male, la versione 5. Ci sono domande? No, allora ci fermiamo qua.